Sì, diciamo un atto dovuto. Iniziativa dell'Avvocato Diego Maggio, dell'Unione Ex Allievi, a cui sono uniti anche i Club Service. Noi ringraziamo la Casa Salesiana per aver voluto assieme a loro questa iniziativa, che è stata tempestivamente recepita dalla mia amministrazione e da tutto il Consiglio Comunale. Un atto dovuto perché questo evento, questa tragedia di 60 anni fa è rimasta impressa nei cuori, nelle menti dei marsalesi dell'epoca, e noi non possiamo dimenticare in una logica di ricordo della memoria di queste persone, di questi ragazzi, degli atti eroici che furono assicurati per salvare diverse vite umane, e come è stato oggi riferito, è un momento per ricordare, come giustamente si diceva, perché tutto ciò non accada. Certo, da 60 anni a questa parte è molto cambiato dal punto di vista della sicurezza, degli eventi, della sicurezza sul lavoro, però devo dire che ancora bisogna tenere alta l'attenzione da parte delle istituzioni, da parte dei soggetti che hanno responsabilità, dei cittadini tutti. Abbiamo ritenuto doveroso che oggi, nella giornata della festa dei lavoratori, che coincide anche per la città di Marsala con questa strage, che è stata allora una strage che ha coinvolto non soltanto emotivamente la città di Marsala, ma ha coinvolto l'intera nazione, perché hanno perso la vita, ricordo, 16 ragazzi fra i 6 e i 18 anni, anche un chierichetto che accompagnava assieme ad alcuni preti questi ragazzi per una giornata di spensieratezza e di gioia. E quindi abbiamo ritenuto doveroso che la città di Marsala, così come si è fatto carico di ricordare l'11 maggio negli anni 1943, dove persero la vita tantissimi cittadini marsalesi, ricordasse e portasse alla memoria anche delle generazioni future questo giorno, questa data, che è una data particolarmente di lutto per la città di Marsala.